Ciao! Nuovo video haul riguardante questi saldi invernali 2016 ed è il secondo round. Sono veramente strafelice e molto molto soddisfatta di tutti gli acquisti che ho fatto. Ho preso qualcosina di abbigliamento e un bel po' di prodotti per quanto riguarda la cura della persona. Direi di iniziare proprio da quelli e partiamo dal primo negozio in cui sono entrata ed è Victoria's Secret. Non pensavo che all'interno di questo negozio ci fossero degli sconti e devo dire che gli sconti erano veramente molto molto buoni e ho voluto prendere un prodotto solo. Ho acquistato un'acqua profumata, è la Fearless da 250 ml. L'ho provata in negozio e mi è piaciuta tantissimo, infatti l'ho acquistata subito. L'ho pagata 15,50 € anziché 31 €, quindi un'ottima percentuale di sconto. E non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla. Poi sono passata da MAC. Non c'era niente di scontato all'interno del negozio, ma ho voluto prendere per 10 € la mini taglia dello struccante per gli occhi. Non ne ho mai sentito parlare, anzi, se voi l'avete provato, fatemi sapere se vi siete trovati bene o male. Scrivetemelo sotto nei commenti, così appena inizierò ad utilizzarlo, poi ve ne potrò parlare più nello specifico se volete. Sono strafelice di averlo preso. E poi, dopo tantissimo tempo, sono entrata alla Lush in via Torino a Milano. Ringrazio tantissimo Agostino e Valentina, i due ragazzi che erano presenti all'interno della bottega. Sono stati veramente gentilissimi, molto disponibili, molto competenti. Quindi se siete della zona, sia di Milano che dintorni, passate da loro perché meritano tantissimo e mi hanno dato una mano nella scelta dei prodottini da acquistare. E iniziamo subito. Allora, mi hanno lasciato il catalogo nuovo, così posso sbirciare i nuovi prodotti, e poi un campioncino del sapone Miranda, è quello tutto colorato che sa di frutta, buonissimo. E vi faccio vedere i due prodotti che ho preso scontati del 50%. Il primo è la crema da doccia Yuzu & Cocoa da 500 grammi. L'ho provato in negozio, ha un profumo veramente buonissimo. Lascia la pelle bella profumata, morbida, liscia. E questo, anziché pagarlo 26,95 € a prezzo pieno, con il 50% di sconto veniva 13,48 €. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo. E poi la seconda crema da doccia presa con il 50% di sconto è la Lord of Misrule da 100 grammi. Questo era dell'edizione di Halloween, se non mi ricordo male, correggetemi se sbaglio. Anche questa crema da doccia ha una profumazione buonissima, è molto speziata. L'ho provata in negozio ed è veramente stra buona. E questa veniva 7,95 € a prezzo pieno e scontato del 50% l'ho pagato 3,97 €. Anche questo non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo. E poi, portando in Lush 5 barattolini vuoti, si poteva avere una maschera fresca in omaggio e io ho voluto prendere la Cosmetic Warrior, la maschera fresca per il viso. Io ho una pelle mista e Agostino mi ha consigliato di prendere questa maschera e infatti me l'ha provata sulla mano e mi ha dato una sensazione bellissima. La pelle si vedeva proprio luminosa, ecco, bella morbida, liscia. Quindi non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla, anche perché per il mio tipo di pelle questa è perfetta. E a prezzo pieno veniva 9,95 €. Poi per 3,97 € ho voluto acquistare questa scatolina in latta che contiene il siero per il viso Amore. Questo qui invece veniva 15,95 € a prezzo pieno, quindi non era scontato. Ha un profumo stra buono e non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo. E poi l'ultimo prodotto preso da Lush è l'Herbalism, Erba Libera da 100 grammi, il detergente per il viso.
Anche questo me l'ha provato in negozio ed è veramente fantastico. Mi ha lasciato la pelle bella morbida, liscia, molto molto pulita e non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo, anche perché ne ho sentito parlare molto bene da tante ragazze qui su YouTube e quindi questa è un'ottima occasione per iniziare a testarlo. E anche questo non era scontato e l'ho pagato 9,95 euro. Allora, i prodotti beauty sono finiti e adesso vi faccio vedere le cosine di abbigliamento che ho acquistato. Sono passata da The Zenis e ho acquistato uno slip di questo color verde molto molto chiaro, tipo un verde lime, e l'ho pagata 1,95 euro, sì, 95. E poi ho acquistato due reggiseni e entrambi li ho presi a 20 euro perché c'era proprio questa promozione all'interno del negozio. E ho acquistato questo color borgogna e quest'altro color blu scuro. Sono veramente bellissimi, molto comodi. Vi straconsiglio, di andare da The Zenis per quanto riguarda l'intimo, perché hanno una qualità fantastica. E poi, come ultimi acquisti, li ho fatti da Calliope. Anche questo negozio ve lo straconsiglio perché ha delle cose veramente bellissime. E ho voluto prendere due cardigan. Erano tanti tanti anni che cercavo dei cardigan, ma non riuscivo a trovarli come volevo io. E invece da Calliope finalmente sono riuscita a trovarli. E ne ho presi due. Adesso tiriamo via la busta così ve li faccio vedere subito. Ok. E ho voluto prendere questo cardigan color borgogna, come sapete io adoro questo colore, ed è molto molto lungo, ha le taschine, eccola qua, ed è molto 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 caldo, e questo anziché pagarlo 12,99 l'ho pagato 9,99 euro, e lo stesso modello l'ho voluto prendere in questo color grigio chiaro. Eccolo qui. Veramente bellissimo. Molto molto lungo come piace a me. E anche questo qui, invece di pagarlo 12,99 euro, l'ho pagato 9,99 euro. Veramente sono strafelice di questi due cardigan. Finalmente li ho trovati. Bene. Questi erano tutti gli acquisti che ho fatto con il secondo round di saldi. Fatemi sapere voi che cosa avete acquistato in questi saldi, se acquisterete ancora qualcosa, se avete fatto video riguardante i saldi, lasciatemeli qui sotto nei commenti, così posso venire a sbirciare che cosa avete acquistato. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e il video vi sia stato di compagnia. Vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!